Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare la videocamera e la videotrasmittente al Flight Controller ZIZ F7. Iniziamo con la videocamera. Ormai la maggior parte di quelle che troviamo in commercio possono essere alimentate direttamente dalla LiPo, in quanto supportano dai 5 ai 30, 36 o 40 volt. Tuttavia molto spesso si preferisce alimentarle da un back a 5 volt, sia per dare una corrente infiltrata che per proteggere dai picchi di tensione che possono danneggiarle. La scelta quindi ricade tra il back del flight controller e quello della VTX se presente. Io di solito preferisco alimentare la videocamera dal flight controller perché lo trovo più pratico, ma in fin dei conti anche da VTX va bene. Tutte le videocamere hanno sempre almeno tre fili, alimentazione, terra e segnale. In aggiunta possiamo trovare un rilevatore di tensione che serve per visualizzare la carica della batteria negli occhiali FPV. Questo si può chiamare VSEN, VBAT o simili. Tuttavia, visto che usiamo l'USD del flight controller per visualizzare a schermo la carica della batteria, il sensore interno della videocamera risulta inutile, quindi non lo colleghiamo. Alcuni modelli come questa Runcam hanno il collegamento seriale per accedere all'USD interno della videocamera tramite radiocomando. Per i modelli che non dispongono di collegamento seriale usiamo un joystick esterno. In alternativa è possibile provare a collegare il cavo USD nel TX6 usando l'opzione Camera Control del flight controller. Accedere all'USD interno serve per regolare le impostazioni della videocamera come luminosità, colore, contrasto e così via. Quindi vado a prestagnare e saldare i fili corrispondenti nei pad 5V, GND, VIN, VBAT lo salto, RX6 e TX6. Vi ricordo che TX e RX vanno sempre collegati invertiti tra loro, quindi collegherò il TX della videocamera con l'RX del flight controller e l'RX della videocamera con il TX del flight controller. Come vedete ho punticellato il pad centrale con USEI TX per confermare al flight controller che sto usando una videocamera con sistema seriale. Spostiamoci su Betaflight e andiamo nel tab port. Visto che ho collegato la videocamera seriale, nella Ward 6 ho attivato Camera Runcam Protocol. Per accedere all'USD tramite radio, mando lo stick sinistro al centro e a destra per attivare il Remote Mode, poi lo mando di nuovo a destra per accedere al menu interno della videocamera. Per navigare uso lo stick destro. Passiamo ora alla videotrasmittente e la prima cosa da fare è stabilire la tensione in ingresso supportata. Questo varia molto da modello a modello. In base a questo andremo a fornire al pad VTX 5V o l'alimentazione diretta della batteria. Vediamo qualche esempio di VTX. Questa trampa KV supporta LiPo da 2 a 6 celle, questa Unify Pro 32 fino a 3 celle e questa Shin supporta un massimo di 5V. Per le VTX che supportano la tensione diretta della LiPo, io suggerisco sempre di alimentarle in questo modo, mentre per le altre si rende necessario fornire 5V. Come abbiamo visto nella recensione, il layout della scheda è pensato per collegare una Pro 32 con i pin che ci vengono forniti in dotazione. Il procedimento è molto semplice, quindi in questo video non lo farò vedere. In ogni caso vi suggerisco di procedere in questo modo. Per prima cosa saldiamo i pin nella VTX, con la parte in plastica che deve rimanere sotto. A questo punto mettiamo del nastro biadesivo sul fondo della VTX e la fissiamo sulla scheda. Come vedete, il biadesivo tiene la VTX in posizione. A questo punto risulta molto semplice saldare i pin con il flight controller girato al contrario. Se state usando una Pro 32 o comunque una VTX che supporta al massimo 5V, non dimenticate di ponticellare il pad 5V e quello centrale di questa serie per confermare al flight controller di erogare 5V come alimentazione VTX. Vediamo ora come collegare una VTX utilizzando i cavi. Le VTX hanno sempre almeno tre fili, alimentazione, terra e segnale. In alcune VTX troviamo i fili 5V e GND, si tratta del back interno che serve per alimentare la videocamera FPV. Come abbiamo visto prima, io trovo più pratico alimentarle direttamente dal flight controller, quindi rimuovo questi fili. L'ultimo filo è per la telemetria, che può essere Smart Audio o Tramp. Fate riferimento al manuale della vostra per sapere che protocollo usa. Nel flight controller prestagniamo i pad VTX, GND, Video Out e U3TX per la telemetria della VTX se presente.
In questo esempio ho collegato una trampa a KV, rimuovendo i fili dal back interno e saldando i cavi alimentazione, terra, segnale e telemetria. In questa serie ho ponticellato il pad centrale con quello VBAT, per confermare alla scheda di fornire la tensione diretta della LiPo alla VTX. A questo punto avviamo Betaflight per configurare la videotrasmittente. Andiamo in port e nella UART 3 scegliamo il tipo di telemetria della nostra VTX. Io ho usato una Tramp, quindi qui scelgo IRC Tramp. Se la vostra VTX ha protocollo Smart Audio, qui scegliete TBS Smart Audio. Come abbiamo visto nella recensione, la DZF7 ha integrato un sistema per disattivare completamente la VTX tramite switch del radiocomando. Quindi si rende necessario intervenire nel Tab Mode perché come impostazione predefinita la VTX è sempre spenta. Come vedete qui abbiamo User 1, questo è il comando che si occupa di accendere e spegnere la VTX. Di default la VTX è sempre spenta e bisogna attivare User 1 per accenderla. A questo punto possiamo procedere in tre modi. Il primo è lasciare la gestione della VTX in un AUX dedicato. In questo modo possiamo accenderla e spegnerla a nostro piacimento. Un'altra possibilità è mettere User 1 e ARM nello stesso AUX. In questo modo la VTX si accende quando il drone è armato. Questa a mio parere potrebbe essere la soluzione più pratica. L'ultima possibilità è tenere User 1 sempre attivo, mettendo il range da 1000 a 2000. In questo modo la VTX rimane sempre accesa e non dobbiamo preoccuparci di questa caratteristica. Su Betaflight abbiamo finito, salviamo e usciamo. Perfetto, abbiamo finito. Questo era il mio tutorial su come collegare e configurare Kame VTX al Flight Controller DZF7. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link. Trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.